sostenendo l'economia e sostenendo gli investimenti, è chiaro che si favorisce il leasing. Io prima nel discorso di apertura ho ricordato che la performance dell'Italia estremamente positiva negli ultimi 18 mesi, la durata del governo Draghi, è da ascrivere a uno, gli effetti economici positivi della politica economica del governo Draghi, due, beh, quest'estate abbiamo avuto un boom del nostro turismo, quindi con grande afflusso di persone e quindi di valute in Italia, e terzo, ho detto prima, la resilienza e la capacità della spina dorsale del paese, artigiani, piccole e medie imprese che hanno saputo mantenere una competitività di prezzo e di prodotto. Questo ha favorito le esportazioni, questo ha favorito la difesa e la conquista di nuove quote di mercato a favore dell'Italia.